Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi la sciarpa da Montanara, ma la mia cervicale si fa risentire, infatti c'è un aspetto radioso. Allora, cerchiamo di sistemare, scusatemi. Allora. Come potete vedere il mio sfondo è un po' strano perché ho preso una sciarpa a caso. Allora, ho fatto un sondaggio su Instagram, forse questo video lo vedrete, sì, nel 2020, quindi... Buon anno nuovo, anche se farò un video, forse se riuscirò apposta per augurarvi il buon 2020, però inizierò questo nuovo video al meglio, devo dire. Che bello sarà. Beh, spero che nel 2020 io stia meglio, ma questo ne parlerò poi nel video speciale, che c'è speciale, virgolette, che farò sui propositi, diciamo, 2020, del 2020. Allora, ho fatto appunto un sondaggio per vedere quali video preferivate. Avreste... Cioè, posso fare... Avreste preferito vedere, quindi ho fatto fare prima questo. Che posso fare? Sono più dislessica del solito, sarà il momento che mi intacca il cervello. Allora, cosa ho ricevuto per Natale? Partiamo subito. Allora, Giorgia, mia amica, vi citerò anche se volete, non c'è nessun problema. Se non volete, pagliate. Allora, Giorgia, che è mia amica, mi ha regalato, ho aggiunto anche la scatola, pensate. Semplicissima scatola di Pupa, con dentro... Ovviamente il contenuto che ho già utilizzato. Questa bellissima pochettina. Ah, tra l'altro, la scatola nulla si chiama Red Queen. Se riuscirò a farvelo vedere, si chiama Red Queen. Appunto, sono red. Questa, appunto, è l'astuccio che è rigorosamente rosso. Ovviamente in camera sembra molto molto rosso, come le mie unghie. Diciamo che dal vivo è più un color vino, tipo, no, non proprio vino, un bordeaux, chiamala così. Poi dentro la succettino c'è il profumo, che lo sto anche utilizzando, che appunto si chiama Red Queen, e c'è scritto Eau de Toilette Amber Trassure, cioè proprio un nome strano, però è buono. Non so spiegare bene di cosa sappia, però sa tipo, non so, di quelle cose un po' speziate, però è buono. E poi c'è questa cosa che mi fa impazzire, io li uso tantissimo. Praticamente un latte dolce sfogliante, tipo scrub e sfogliante, io li uso molto perché mi piace sfogliarmi. Non ho dei problemi. Ed è fatto così, e ha proprio delle micro palline, che se riuscissi a farvi vedere, ecco, sono delle microsfere all'interno, come tipo, non so se avete presente, proprio gli scrub o comunque gli sfoglianti che hanno come le microsfere all'interno. Poi l'odore è molto buono, cioè è molto delicato. Sono differenti come odori, come profumazioni, anche se è lo stesso, come c'è scritto. E questo mi ha regalato Giorgia, grazie Giorgia, la pochette è fantastica. Quando finirò il profumo o qualcosa, adesso per fare il video, ho lasciato tutto vicino anche la scatola, che è molto carina comunque. Che penso di farci anche un video ASMR, quindi la scatola è essenziale. Grazie Giorgia, è bellissimo, cioè voi sentite che è veramente bello, poi in velluto. Solo la pochette mi piace un casino. Poi, allora, passiamo avanti. Sara. Ah, Sara mi ha fatto regalo sia per il compleanno che per Natale, perché è una storia lunga. Praticamente io quest'anno mi sono diplomata, quindi non ho festeggiato il mio compleanno, perché ero praticamente piena, 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 piena di roba. E quindi non ho festeggiato adeguatamente il mio compleanno, ho festeggiato poi dopo, con varie persone. Allora, per il compleanno mi ha regalato questa cosa qua, che se riesco ve la faccio vedere. Ce l'ho nella borsa. Allora, questo qua. Che non so se lo vedete, che l'altro cambia anche. È bellissimo. Io desideravo questa cosa perché allora io non lo uso come porta monete, ma lo uso per accendere il burro cacao, un accendino per dare fuoco alla gente. Non scherzo. Perché la gente mi chiede sempre l'accendino da ex fumatrice. Forse la faccio ancora da fumatrice. Mi chiede l'accendino. C'è un accendino dentro. E poi ho le mie cuffie, il burro cacao, altre cose dentro. E lo tengo dentro la borsa, mi piaceva tantissimo. Poi è rosso, diventa tipo verde. Cioè, guarda che figata. E poi mi rilassa anche. È proprio carino. Poi è la farfallina. E niente, un zainetto con le pagliette per il compleanno. Che sembra una cagata, ma veramente lo cercavo. Mi piaceva tanto. Per Natale invece mi ha regalato questo qua. Un quaderno stupendo con le ciliegie. Con uno sfondo blu. Ma è strabello perché... A parte che io amo le righe, partiamo da questo presupposto, è tutto a righe, ovviamente, lo userò tra l'altro per l'università, ovviamente,
E niente, tutto a righe. Ed è molto molto bello, anche perché è proprio spesso, mi piace. È proprio bello compatto. E niente, regalato questo qua. E questo, grazie. Passiamo avanti, allora. Mio padre mi ha regalato per Natale diverse cose, mettiamola così. A parte i soldi, perché allora io ho un programma di tatuarmi, tra l'altro domani mi tatuerò. E sarà anche un video che farò poi uscire. Ovviamente aspetterò un tot di tempo, tanto è stato il terzo classificato come video che volete vedere, quindi prima ne usciranno poi altri. Vedrò anche in base, perché il tatuaggio, anche se ho pensato che anche se sarebbe uscito come primo o secondo video, voglio aspettare che si cicatrizzi un po', perché non è molto bello. Farò un video se riuscirò. Metti mi tatuano, perché purtroppo non puoi entrare, Andrea, con me, che sei bimbo ragazzo. Perché è una delle poche regole che hanno per via dei batteri, germi e altre cose varie, non puoi entrare. Quindi se riuscirò, farò io qualche video, magari chiederò alla mia tatuatrice, insomma, in qualche modo vedrò. Quindi, mio padre mi ha regalato appunto i soldi, come ha anche fatto mia sorella, alcuni miei parenti. Altri miei parenti invece mi hanno regalato dei prodotti, che vi farò vedere nella seconda parte del video, perché purtroppo li ho sparpagliati. Sto a dire che mia zia mi ha fatto una confezione regalo, che se riesco vi metterò poi la foto. E mi ha regalato praticamente un profumo, un bagnoschiuma, un gel doccia. Questa, che ve la posso far vedere perché ce l'ho qua. Lasciate perdere le collane che ci sono sopra. Questa qua è una parte che ce l'ho già, che serve per collare i braccialetti, che è molto molto bella. Fare attenzione a non far cadere tutto. Poi, appunto, c'è la profumina all'interno e una chiappa Sony che è bellissima, però ce l'ho appeso proprio alla plafoniera perché ho il letto sopra, quindi dovevo metterlo sopra il letto, era un po' difficile. E questo lo farò vedere a parte perché non sono riuscita a recuperare i pezzi, perché a parte il fatto che il bagnoschiuma penso che mia mamma l'abbia già usato, quindi se devo andarmi a recuperare, ma se vi metterò poi la foto. Comunque, profumo, vi ho regalato forse, ah sì, anche un Babbo Natale, che si è, non, specie, no, non era un Babbo Natale, era un pupazzo di neve che si appende all'albero di Natale, tipo una decorazione natalizia. Poi, passiamo oltre. Mio padre mi ha regalato codesto vestito, che vi farò vedere poi a Capodanno com'è, ma è bellissimo. Praticamente qua è tutto in tessuto. Vedete questo fiocco qua? Ce lo posso fare, è a specchio. Questo fiocco qua rimane sulla mia spalla e poi arriva praticamente dove c'è più o meno il collo. Mi piacciono. Non rimane troppo accollato, poi dipende da come gestite il fiocco. Ma è giù a due strati, non è troppo pesante, e poi è sbracciato, quindi non sopporto i vestiti con le maniche, proprio non mi trovo. E niente, non è cortissimo, ve lo metterò poi con le collante e con le scarpe che devo ancora vedere. Sì. Comunque mi ha dato questo qua, che ho preso da Zara, l'ho dato sui 30 euro, e poi ho preso questo qua. Il profumo, l'ho preso tra l'altro oggi, perché ho un profumino, sì, cioè, però volevo qualcosa di un po' più forte. Ho il profumo che comunque mi ha regalato Giorgia, che lo uso abbastanza, però è più da tutti i giorni. Questo qua invece ha una nota un po' più intensa, che si chiama anche questo Red, diciamo, che a farla apposta. L'ho preso da Zara, mi piaceva veramente, mentre ero in cassa ne è rimasto l'ultimo, c'era poi il tester, mi piaceva veramente tanto. Si chiama Red Vaniglia, però non sa di vaniglia. Ed è un po' più, sai, quei profumi forti, che me li metti solo quando magari hai degli eventi particolari. Mentre invece magari quello lì che sa, insomma, sa di ambra. Quello che mi ha regalato Giorgio è più da tutti i giorni. Poi c'è quello che mi ha regalato anche mia zia, che è un po' più tenue, ma infatti lo metto in borsa per quando magari vado in giro e che ne so, sento che puzzo, cosa, me lo spruzzo. Mi piace avere più profumi perché dipende anche dalla situazione, se vado magari all'università, se vado, esco, se sono di corsa. Mi lavo col deodorante, mi lavo e uso il deodorante. Mi lavo col deodorante, con mia sorella che si lava con lo shampoo. Poi ve lo racconterò un giorno. Comunque, poi, appunto, vestito e profumo. Poi il mio ragazzo invece mi ha regalato questa cosa bellissima. Allora, vi spiego la storia, perché c'è una storia dietro. Allora, molti hanno detto, ah, ma che regalo strano ti ha fatto il tuo ragazzo. Allora, io ho detto al mio ragazzo, che a volte penso che non mi ascolti, invece stranamente mi ascolta anche tanto, perché io parlo molto più tanto. Allora, io gli ho detto che quest'anno, cioè dall'anno prossimo, volevo ricominciare a disegnare, perché disegnare, dipingere, perché mi piace veramente tanto. E l'ho riscoperto, se avete visto i miei video, colorando la mia cartellina, che è questa qua, che ce l'ho anche portata di mano, questa. Colorando questa cartellina mi è venuto, non so, mi è venuto in mente di ricominciare a disegnare. Mi è venuto in mente comunque, perché io so disegnare decentemente, so dipingere. Allora gli ho detto questa cosa qua. Lui mi ha scritto una storia, che adesso non ce l'ho dietro, ce l'ho nella scatola dei bigliettini.
Ha scritto una storia di un leprotto, perché io mi chiamo leprotta, che voleva, mi ha fatto una storia comunque di questo leprotto che voleva ricominciare a disegnare, e le racconto in ogni punto c'era un numero, quindi ogni pacchetto era numerato. Allora, mi ha regalato come prima cosa l'album da disegno che ho nella scatola qua di fianco, che non tiro fuori perché è proprio in fondo, mi ha regalato un classico album da disegno in liscia, una scatola di pennarelli della Giotto, che sono vari colori, quelli che mi mancavano. Mi ha regalato poi delle matite da disegno, perché appunto la storia andava avanti dicendo che voleva appunto il leprotto, voleva riprendere a disegnare, con appunto anche una gomma, e poi voleva essere organizzato, mi ha dato anche questa. Questa tra tutte, a parte Pennarelli che mi ha scollato addirittura la marca, perché io ho detto che con la Carioca mi trovo male, con i Pennarelli mi piaceva più la Giotto, era mi ha regalato proprio la Giotto. Quindi mi ha regalato l'album disegno, le matite per disegnare i pennarelli e sì, le matite, ho detto sì, matite con la gomma. E questa agenda è una cosa pazzesca, a parte il fatto che ha una matitina laterale che la uso ogni tanto, è bellissima, perché a parte che è nera, cioè quando è nera, praticamente dura un macello di mesi, arriva, c'era scritto in una pagina, da novembre 2019 fino a febbraio 2021, cioè fantastica. E poi ha queste matite che sono degli evidenziatori, cioè sono degli evidenziatori delle pagine. Infatti io l'ho messa già uno qua perché è per il video appunto di YouTube. Ed è fantastica perché appunto ha tutte queste cose qua. E pagine così. E poi tanto uno ci può scrivere ed è rigorosamente a righe. Ed è dura appunto tantissimo, cosa che adoro. Perché io devo essere... Mi piace proprio la vecchia maniera. Ti dicono, Sara, usa la leggenda elettronica. Non mi trovo. C'è anche lo spazio bianco per scrivere. C'è la rubrica. Ci sono le note, le spese, i viaggi. C'è di tutto, cioè... Anche le spese extra, e alla fine c'è questa cosa qua che si apre. Ce la posso fare. Con dentro, appunto, in questo caso ci ho messo il bigliettino perché devo fare poi il tatuaggio. Lo sponsorizzo poi anche, tanto è il mio tatuatore. E poi c'è la matitina, io uso la penna, matita la uso solo per scriverci le cose nelle date. Ed è fantastica, mi piace veramente tanto. Poi ci farò un video proprio apposta sulle mie agende. Grazie amore, mi piaceva veramente tantissimo proprio l'agenda, poi contate che mi aveva regalato anche altre cose, perché quando siamo andati a Torino Comics, per chi ha visto il video se no andatelo a vedere, mi ha regalato anche appunto questo, ce l'ho anche portato in mano, mi ha regalato questo calendario con le lenti a contatto rosse, che le condivideremo poi anche insieme, però mi ha regalato anche tante cose. E che altro? Allora, che altro poi ho ricevuto? Allora, beh, mia mamma anche mi ha fatto i soldi, mia mamma. E vabbè, ho fatto i bigliettini. Mia nonna mi ha fatto i soldi. Sì, perché devo pagare il tatuaggio. Non è una cifra esorbitante. Però comunque mi tengo a togliere perché ho Capodanno. Queste cose qua. Ieri mi sono fatto i capelli. Che i capelli me li sono regalati io invece. Come tatuaggio. No, l'ho preso mesi fa. Quando ancora lavoravo mi sono presa una scorta di tinta. Poi, allora, pensando a cos'altro mi hanno regalato, ci sto pensando. Ah sì, mio cugino mi ha regalato un buono di Sephora, e quindi sono andata a comprare le cose da Sephora. Mi sono presa questo qua, che coprirò il prezzo, questo qua, perché ne ho presi due. Erano scontati, non vi dico il prezzo perché l'ho regalato anche a una mia amica. Quindi, diciamo, sono andata appunto a questo negozio. E ho preso, stacchiamo il prezzo se riesco, così non lo vedete. Era scontato e con il buono che ho avuto ho preso varie cose. Ho preso queste due cosine e altre co cose. Mi ha fatto appunto il buono, è stato molto carino. Sono molto contenta perché allora, il profumo appunto non mi andava di spendere tanti soldi. Quindi ho detto mi prendo altre cose, così il prezzo non si vedrà. Ed è una cosa fantastica perché mi piacciono tantissimo. Guardate che belli, sono dei polipetti. Questo qua serve per pulire il viso perché fa la schiuma. E questo qua serve come struccante idratante per il viso. Fantastico, poi li proverò. Li ho lasciati nella scatola sempre perché appunto devo mostrarli. E poi perché devo farci un ASMR. Poi altre cose. Per Natale, pensiamo. Penso che sia tutto. Ci sto pensando. Sì, vabbè, quello che poi non vi ho fatto vedere ve lo farò vedere poi, ovviamente nella parte 2, perché devo ancora vedere delle mie un'amica Veronica, devo vedere Samantha e Lucy, perché devo dargli il regalo e altre persone, quindi man mano che vedrò le persone ci scambiamo i regali perché mi sono dimenticata una parte del regalo della mia amica, che il calzolino Comics mi è caduto, perché era legato un fiocco, quindi devo ancora darglielo.
Dovevo andare oggi, ma purtroppo mi si è bloccata la cervicale. Proprio il collo qua dietro mi si è proprio. È come se qualcuno mi avesse piantato tipo un piedi di stiletto. Penso che sia tutto più o meno. Se mi viene in mente altro, appunto, lo metterò nella seconda parte. Anche perché penso che sia durato abbastanza, no? È durato abbastanza. E niente, io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. E cambieranno molte cose sul canale. Cercherò di editare un po' di video perché i primi andranno via come il vento. Altri invece dipenderanno da molte cose che vi spiegherò poi nei pronostici del 2020. Perché non sto qua adesso a dirvi tutto. Se siete arrivati fino alla fine, mettete hashtag Polipetti. Me lo ricorderò o no? Non lo ricorderò, però. Va bene, ai al collo. Vi saluto, ci vediamo in un prossimo video.